Oh, andiamo a vedere qua perché sotto non li ho trovati i diamanti. Eccoli, eccoli, lo sapevo. Quanto costano? Ah, uno stack di smeraldi, ok? E posso... Ah, posso prendermi solamente uno stack di diamanti. Vabbè, ci sa. Sarà molto felice del regalo. Devo parlare piano che lui e lei mi sente. Perché ho visto un cane? Ma che cane? Vabbè. Sarà un cane randagio, boh, non lo so. Ciao Ale! Ciao! Devo correre a mettere nella cassa il regalo. Ma che cazzo? Ma Alessandro, ma chi è questo Leo? Chi è questo Leo? Regalo! Carino! È nostro! Ciao Leo! Veramente? È nostro, sì! Ma ciao Leo! E vabbè, anch'io te lo do in anticipo, vieni qua sopra. Ti ho fatto pure io un regalo, Arriva, non so, non arrivo! sei l'unico. Scusa, devi andare qua. Non sei l'unico che ti ha fatto un regalo. Anch'io te l'ho fatto. Là devo venire, ok. Sì? Sei pronto? Oh, qui. A te cosa ti piace come minerale, tipo? Diamanti, diamanti. Cioè, tu ne vai pazzo, giusto? Sì, Guarda pazzissimo. No, cosa ho in mano per te. ma costa un botto. Li ho comprati. Tre solo però. Sto scherzando. Ho comprato tutti questi. Sì, lo so, mi prenderai per pazzo, ma ti ho comprato uno stack e ho dato uno stack di smeraldi per questi diamanti, quindi mi sono costati un botto. Ma costano tantissimo. Cioè, tu praticamente non sai se tu non li vendo quanti soldi faccio. Però non li vendo perché. No, ma sei Te li ho pazzo. regalati. Ma vendine un paio. Così ti fai un botto di soldi. Ma che vendi? Ciao Leo, ma sei bellissimo Tu giochi un po' col cane. Io arrivo. tu! Ok, gioco un po'. La corda io la metto qua dentro, va? No, su guinzaglio. Che voglio fargli per un altro regalo? Sono felice, però mi devo mettere il cappello prima di fargli il secondo regalo. Ok, vado però a prendere il tuo stack di diamante perché può essere ancora più felice. Come impazzirà. Tieni, un altro stack. Dammi lo stack di diamanti, ok? Ma chi è che mi ha rotto tutta la porta? Vabbè. Ale, Non so, però. secondo te erano tanti i diamanti di prima? Aspetta Sì che erano tanti, no? che mi rifugio. Guarda adesso quanti sono. Ancora. Ti voglio bene, Ma tu non è che stai bene, tu stai male. Ale. Alcuni me li tengo perché sennò vado in bancarocca, a bancarotta. Vabbè, lo so, tranquillo. 20 me ne tengo, così è come 5 stack di smeraldi. Io vado a casa nostra, così metto i 20 diamanti nella cassa. Ciao Leo! No, Leo sta scappando da te! Aspetta che... Leoncino! Stai fermo, Leoncino! Vieni, Leo. Vieni in casa, Leo. Fai il bravo Sotto che la sta pure pioggia. piovendo. No, ma... Aspetta. Siedu. Bravo. Bravo, Leo. Farai un po' di sonno. Vai a riposare, tranquillo. Dormiamo nel bunker. Ok. Buonanotte, fra. Via. Lui sta dormendo e io gli faccio un bel letto. Ma dove cavolo è Alessandro? Io faccio Ma tu cosa bene. stai facendo? Sto lavorando. Senti, ti aiuto. Ti aiuto, va? Così facciamo più veloci. Non sai cosa devo fare. Ok, facciamo un po' di tetto. Vediamo se va bene la grandezza, sì, dai. Questa stanza cosa dovrebbe essere? Lo scoprirai, lo scoprirai. Ok. Nelle 4 di notte, Sì, alle 4 di notte io e il bro che costruiamo vabbè. il bunker per la GOT.
guarda che figo. E adesso? Beh, ora vado a dormire, poi domani ti faccio vedere la sorpresa. Ok. Ma come russa questo? Non russa. Vabbè, va, entra, entra, entra. Ah, non ho ancora finito, entra. Dove? Qua, vai nel letto. Dovrebbe sentire di meno, perché almeno ho chiuso dentro. Oh, ma questo... Buonanotte. Cosa sta succedendo? Cosa è successo? Ma cosa hai fatto? E la finisci di russare. Ok. Ogni sera fa così. Boh. Io quando vado a dormire mi viene il mal di testa. Oh, ma questo ma che tiene nel corpo? Oh, fischia. Casa, basta, ma vai, No! vai. Ma non ce la faccio, dormi con te, basta. Mamma mia, ho male capo, mi è venuto. Ciao, Leo, almeno tu mi vuoi bene. La si sente da qua questo. Vabbè, ho capito. Tommy, ti posso dire una cosa, ma perché non vai dalla farmacia e ti prendi qualcosa per il sonno? Fra, perché tu russi troppo. Russi troppo, fra! Ah, è vero, c'era un pesce per non russare, vado a prenderlo. Ah Il no, a pesce, casa ce l'avevo. pesce. Tu non te lo Vabbè. mangiavi sto pesce e ti faceva, cioè che non ti Vai, faceva ma più ti giro la testa mille russare. volte, vai, vai. No, no, è il manzo che non ti fa più russare. Ah, meno male. Lo provo. Ok, vediamo se adesso dormo. Sto pieno di meno, dai, di meno. Ma va questo, ma io veramente a questo devo portare. No! Tommy! Allora, io a te no, ti devo portare la farmacia perché tu ti sei mangiato il mando. Sì. Ti mangio. Provo a dormire. Tommy! Tu devi andare dalla farmacia o ti devi prendere qualcosa perché tu russi pure se prendi il manzo. Ma come? Provo a prendere un altro manzo. Non dormi.
Oh, ciao! Russi, ciao, Russi, lo stesso. Domani in mattina andiamo insieme e andiamo alla. Dormi! Vado a dormire, però tu non usare, grazie, perché sennò non dormo. Dormo con te. Ci provo, ma ci provo a non russare. Allora stai zitto. Sta francese, sto andando troppo. E cosa devo fare? Sì, mi ha fatto manco dormire. Andiamo dalla farmacia, fammi. Basta, vieni. No. Vieni, stai zitto. Non c'ho voglia. Vieni. Riesci a aprire una porta? Salve. Salve. Allora, il mio migliore amico russa troppo, anche se devo mangiare. Però ho mangiato. Devi svegliare, stiamo in lungo picco. Allora poi non riesce proprio, cioè non riesce proprio a non russare. Anche se ha preso il manto e mi. No, ce l'ho io una. Avnesho! Questo mio amico russa troppo, no? E quindi le volevo chiedere se ha qualche bottiglina. Ah, sì? Ok. Tieni, bevi di questo, di. Tommy! Bevi questa! Bevi, stai sì! Buona. Grazie. È fragola, vieni. Buona, a me piace la fragola. Comunque non so perché, ma dottore, a me vado da questa, la provo. Ma che Ale, dove sei? Ale, dove sei? No, ha bevuto la pozione dell'invisibilità. Vado a prendere lì del latte. Vado a prendere subito del latte. Una cosa mia. No, devo prendere il latte. Ti faccio uno scherzo, ora diventa invisibile. Dove sei? Eccoti, tieni il latte. Bevilo! Non so cosa ecco, ti ho salvato la vita. Diciamo al mio. Ma chi salva la vita, mia? No! Basta. Andiamo. Mi stai facendo arrabbiare. Io non sono più tuo amico se stai facendo questo. Vabbè. Tieni questa ampolla vuota che ti farà sicuro bene. Io dormo un po'. Dei cambiamenti di solo, questo non lo so più uova. Io parlo perché io devo parlare, capito? Ah, ho sognato un incubo! Che hai sognato? Io sono morto! No. Come hai fatto a indovinare? Fra, no, ti prego, non mi lasciare. Come hai fatto a indovinare? Veramente? Sì, te lo giuro. No, fra. Vabbè, vai a dormire, tanto non hai niente. Ok. Mettiamo la carta igienica, perché ovviamente bruce sta da pulire. Da pulire del retano, e quindi... Ah, ho
fatto un altro incubo. Questo che okay. Un altro incubo. Fammi indovinare. Dove io stavo in un incidente stradale? Sì. Mica, no, ma questi sono i sogni premonitori. Vabbè. Sai cosa sono? No, no. Io non ci sto, devo ca... Ah. Mamma mia, mamma mia. Idemo! Devo salutare Leo. Mi sa che questa mozione non è invisibilità. Ciao, ma... Leo! Devo un'altra futuro, pozione. Penso. Ma com'era il russamento? Ma cioè, va bene. Pensi che se ne bevo un altro? Infatti, pensi che se ne bevo un altro? Vai a dormire, vai a riposare. Allora. Devo ancora posizionare bene. Ma sto da treno in sto bagno. Ah, ma non ce la faccio. Ah. Finito. Usciamo. Laviamo le mani. Ok, andiamo. Dopo questo dorme pure all'impiedi. Oh, ma! Ma ti... Cioè, tu dormi all'impiedi, ma dopo. Ti faccio un regalo. E me ne faccio dell'ampulla. Oh, vabbè, buona. È buona. Ampulla è buona. Oh, c'è un villager, oh, vuoi rissa? Oh. Muori. Oh, no, ho distrutto la casa. Vieni qua, brutto. Thomas, cosa stai facendo? Scusa, ma... Era mio papà. No, come era tuo papà? Scusa, signore. Vabbè. Ma non c'è... Ho picchiato il mio nonno. Mi... Basta, non mi parlare più, basta. Perché? Basta. Cosa? Ma cosa non stai facendo? Non toccare, non tocchi la chiave, basta. Esci, tu la chiave. Ma questo penso non che... Lo sapevo che in questi giorni stava cambiando. Forse la pozione che ha bevuto l'invisibilità, oltre a farlo diventare invisibile, mi sa che... Andiamo a spiarlo per questo scherzo che farò. Vado a prendere una pozione di guarigione. Andiamo a prendere... Allora, questo è buongiorno, il mio amico ha cambiato mente grazie alla pozione di invisibilità. Vorrei una pozione di guarigione. Ah, ok. Ah, come quella che ho in mano. Ah, ok, gliela do. Chissà se gli farà bene. Eccolo. Perché ho voluto Alessandro? Aspetta, sarà qua. Ha chiuso a chiave, cavolo. Cavolo. Ho visto delle bolle. È lui! Alessandro, tieni. Bevila, questa... lo so che non mi parlerai, però bevila, è buona. È buona, bevila. Ale, ti ricordi di me? No, è sparito, niente. Chiudo chiave anche la nostra casa. Che purtroppo... Allora, questo era uno scherzo, però sta riuscendo molto bene. Lui non mi parlerà per questo scherzo? Può darsi, però... Però, ma quello piace. Ma fammi. Lo aspetto, però deve essere in visita bestia. Ma lo stai super piatto. Oh, mi! Spacchiamo la moto. Dietro, brutto. Cosa vuoi? Non ti parlo più. Ma era uno scherzo. Non me ne frega niente. Vabbè, se ne pensa veramente. Da casa mia, che sicuramente sto meglio con mia madre che con lui. Boh, non so se sto prendendo, però. Allora, qua mettiamo due di
litri, anzi 3 litri e anche il buono, che bastardo. Cosa sta continuando il bunker a fare, quel rincoglioniso? Anzi, vado a prendere la pozione di invisibilità, così lo spio e vediamo cosa fa. Non mi devo far vedere. Io qua chiudo il ciao, che tanto, che senso? Tanto, ora rimarrò io. Buongiorno, scusi, devo nascondermi perché il mio nemico mi sta cercando, ma devo bere una pozione di invisibilità perché così posso diventare invisibile e lo posso spiare. C'è? Ok, vado a prenderla. Vediamo. Ah, devo cercare pozione di invisibilità, ok. Ok, sono tutte qua le pozioni? Ok. Allora la cerco. Eccola. Ora vabbè, la bevo. Vado anche in bagno. Anzi, no. Perché vado a vedere va? Se sta a casa. No. Ok, l'ho bevuta. Così non mi può vedere. No, devo togliere il cappellino. Sì, ho tolto. No, ce l'ho in mano, ok. Devo shiftare così mi vede, se non mi vede il nome. Facciamo una run veloce. Ehi, hey, ciao mamma di Tommy, ma Tommy è andato. Ah, se n'è andato. Ah. No, io avevo fatto uno scherzo, ma poi lui aveva creduto che io l'avevo fatto sul serio, ma non avevo capito che. Boh, non lo so, l'ho contattato anche su WhatsApp, ma non mi risponde, penso che mi ha bloccato. Non lo so, io faccio parte ancora, sì, quel team, sì, che dice lei, sì. Io faccio ancora parte. Sta parlando con mia madre, quel rincoglionito, ma non sa dove sono. E neanche mia madre sa dove cavolo sono. Sono nel bunker io. Ma lui non lo sa perché andiamo non in casetta vedere. Mia. Andiamo in casetta mia. Allora, sai che. Beh, non è che posso fare qualcosa senza Tommy, però. Non mi crede. Adesso vabbè, faccio io spaventare a prendere le casse. Io ho fatto uno scherzo, però. Dormo vicino a lui, magari sentirà qualcosa. Che sonno! Alle 4 di notte mi sono svegliato per cosa? Per fare cacca, ne ho fricacca. Perché non lo spaventa che io apro le casse? Apro la porta. Perché Tommy non vuole fare pace con me? Io conto da tutte le parti, ma lui non lo so. Si è messo la Juve, però. Come fa a non accorgersi che sto sbattendo la porta? È stupido questo Tommy, ragazzo. Lo so che sono io, lo so che sei tu. E se sei tu, finiscila, se no mi rompi la porta. Grazie. Minchia, mi ha scoperto, sono incoglionito. Tieni, se vuoi prendi anche il latte. Non so dove sei, però te lo metto qua. E io non mi addormento. Voglio il latte. Non lo perdonerò mai. No, c'ho la in mano, porco Giuda. Dormo pure io. Aspetta, la chat su. No! Non voglio più Tommy? Essere tuo amico. Ma io quello è che. Non me ne frega niente. Sono invisibile. Perché mi sei sparita? Me lo faccio spaventare. Mamma mia, però che cavolo. Aspetta, l'ho coperto qua.
Ma che è sta cosa? Tommy, so che sei tu e so che non mi vedo. Aspetta, chiudo qua. E so che non vuoi fare pace con me, ma sappi che era uno scherzo e non c'è bisogno di litigare. Ok, ora apriamo la porta e montiamo. Andiamo a casa. Cazzo, mi ha chiuso nel bunker! Ma come faccio ad uscire? Tanto beviamoci sto latte così diventa normale. Cavolo! Mi ha chiuso nel bunker! Adesso io come faccio? Come cavolo devo fare? Mamma, Aiuto! sì, vado in Prossima posticino. parte nel prossimo video.